Centro estetico Manine di Fata, sì. Arrivano tante richieste per tante capire richieste. Se moglie è gelosa. Ma non chiudete il lunedì mattina come parrucchieri? Come... No, sempre. Noi sempre a disposizione, perché il cliente dà sempre tante soddisfazioni. Molte. Sì, soprattutto sì. Le mogli dei clienti quando capiscono che la tua soddisfazione è il nostro miglior premio. È la miglior catapulta per il marito per uscire di casa, certo. Ok, andiamo. Scusate, vai. Sì, che questa è una cosa. Ciao, sono cosa Salvatore. Vorrei fare uno scherzo a mia moglie, che non è che è gelosa di più. Pronto? Ah, pronto, salve, cercavo il signor Salvatore. Questo è il centro estetico Manine di Fata a Cimitile. Sì. Sì. Scusi se è chiamato la signora. Vedo qui c'è scritto Amore sul suo telefono. Sì, ha dimenticato da voi il telefono? Sì, sì, ha dimenticato il telefono perché voleva fare massaggio a tutti i costi alle 14. Però l'ha passato da noi per vedere se ce l'ha posto in quel momento e non c'era. No. E anche perché lui fa quello con la... legalino finale, quindi c'è la casa. Oh mio Dio. No, scusi, forse ho fatto un macello. Lei si... No, non ho fatto nessun macello. No, non mi sto preoccupando, ho fatto un macello. Perché... No, non ho fatto nessun macello, non ti preoccupare. Non ti preoccupare. Sei sicura? Perché io ho questo centro riservato, io ho visto Amore, pensavo che la mamma. Hai fatto bene, no, mamma. Non ti preoccupare, Amore, non ti sono problemi. Sì, sicura. Però non può arrivare mio marito da te. No, ti come dispiace fa? Perché come non fa? Lo vedo io perché lo uccido prima. Non arriverà vivo da te. Ho creato confusione. Non ti preoccupare, vengo io a ritirare il telefono. Allora, signora, faccia così. Lei se prova a chiamare il signor Salvatore in qualche modo. Non ti preoccupare. Io posso chiamarla tra due minuti, così mi spiega bene che fare, perché sennò non parte la gazza da nola, va bene? Va bene, va bene, non ti preoccupare. Scusi, ciao, scusi, San, scusi, scusi, San. Scusi, San. Pronto? Oh, mamma ha chiamato. No, aspetta, non già per lei, che sennò ti sguarda. Che sennò ti sguarda. Dove sei, San? Che? A due commercialista? Ah, non è vero che sei dal commercialista. Scusa, non chiara, giusta. Allora, San Salvatore, mentre ti consumo il tutto cosa vuole, quando l'ho giusturato. Julien Translate, ti dico solo che mi sono levata tutto quanto da addosso, pure le mutante, tanto che ho sudato. Dove sei? Ma che c'è? Che è successo? Non si sapeva. Come chiamo il dove sei? Dammi il numero dell'ufficio del commercialista. Mo chiamo dal commercialista. Ma mi devi dire che è successo? Oh, mi devi dire dove sei? Mi devi dire dove sei? Non mi far urlare, Salvatore, spacco tutto in dubbio. Mi devi dire dove sei? Hanno chiamato, mi hanno chiamato dal centro estetico di Cimitile, che ti avevano dato un massaggio alle 2. Al centro estetico di Cimitile? Sì, mi devi dire dove sei. Come hanno fatto a avere un numero tuo? Scusa, non ho capito. Ma lo devi dire tu, quindi hai prenotato. Ma lo sai, sempre in macchina, come la scena? No, che fanno un massaggio. Ma c'è una che come Dio mio, per me? Mi ha detto che hai prenotato un massaggio con una ragazza, Salvatore. Perché le ragazze non le fanno i massaggi, non ho capito. Ma qual è il problema? Salvatore, io ti rimango morto a terra, ti rimango. Salvatore, io ti rimango morto a terra. Un massaggio particolare con il regalo finale. No, allora, ma io voglio un massaggio normale. Mo che vieni, ti scasso la macchina. Mo che vieni, ti scasso la macchina. Dove stai? Devi venire subito qua, non mi fai lo caustone, faranno barra. Ma ti rendi conto che sto lavorando, c***o di merda, dove c***o stai? Allora, io mo sto per commercialista e vengo, ma il telefono che ha detto? Dove sta? Il telefono sta a Cimitile, mi ha detto. Ma allora lo vado a prendere là? No, non sto andando da nessuna parte, ma che vai a prendere? Me lo vedo io, vieni qua da me, vieni qua. Vieni qua. Mi vengo a scaricare i gelati questi, ti devo distruggere, ti annienzo. E ti conosco, ma appena che ti scassa la macchina, vieni subito al bar, ha voluto essere gelato. 10 minuti arrivo. No, allora no, no. Vengo direttamente. Vengo direttamente qua. Vieni. Buongiorno. Vieni qua. Intanto saluta la gente nel bar. Vieni. Buongiorno. Salve. Eccoci, signora. Solo per capire se magari lei ha un altro numero dove signore lavora, io posso chiamare e mettere d'accordo con lui, perché arriva la gazza, capito? No, falla arrivare lo stesso la ragazza. Lì viene. È confermato l'appuntamento alle 2. Ha detto che viene? Sì, puoi organizzare tutto. Allora, perché posso passare un attimo direttore, così dice a direttore questa cosa, perché... Passami direttore. Lei è veramente un amore di persona. Hai visto? Dammi direttore, dammi. Pronto? In due giorni ti faccio chiudere.
Pronto? Sono il direttore. Amore, ero scherzo. Devo schiantare la macchina, già schianto a te, già schianto a stasera. Devo schiantare tutto, sto lavorando, eh. Signora! È uno scherzo. No, ti devo ammazzare, ti devo ammazzare. No, devi proprio morire. La macchina schianta. Vuoi richiedere uno scherzo anche tu? Vai nella sezione di Tutti pazzi, pazzi su rds.it e ricorda, per uno scherzo perfetto ci vuole la vittima perfetta.